La nostra azienda è nata una quarantina d'anni fa da una ventina di produttori orticoli in Emilia-Romagna che nel loro percorso hanno fondato una cooperativa che serve a livello nazionale la grande distribuzione e da questa sono nate altre due società, una Conor che è la commerciale che serve tutta la ristorazione collettiva sempre a livello nazionale e anche estera, soprattutto nei paesi balcani e da 2 anni a questa parte abbiamo fondato, è nata Fresco Senso, la più giovane, l'azienda che commercializza e produce frutta di quarta gamma. I nostri mercati di riferimento sono per il gruppo Agribologna la grande distribuzione, per Conor la ristorazione che può essere collettiva, commerciale o navale o aeroportuale e per Fresco Senso il settore Horeca e il settore della grande distribuzione. Quest'anno è il terzo anno che partecipiamo al Food Festival, dal primo anno dell'inaugurazione 3 anni fa, e ci teniamo molto a partecipare a questo festival, per stringere sempre di più rapporti commerciali sia con altre aziende presenti in Sardegna, presenti nel territorio nazionale, e anche per la collaborazione che è già in atto con la catena Starwood che serviamo a livello nazionale. L'accoglienza è sempre ottima, anche quest'anno abbiamo avuto sin dall'inizio fino adesso che è la fine dell'evento un'accoglienza ottima dalle persone dello staff, dallo staff Starwood e anche da tutto lo staff del Food Festival. I vantaggi che ci dà il partecipare a un evento del genere è sicuramente trovare nuovi spunti, nuove idee per il mercato sardo e per anche il mercato generale, che può essere quello del food. La nostra è una delle poche aziende presenti in Italia che producono frutta fresca, macedonia quindi, e forse a livello nazionale adesso la più presente su tutti i mercati, su tutti i segmenti di mercato.